Lei ripeteva di avere paura che lui gliel'avrebbe ennesimo, fatta pagare. Ennesimo episodio di femminicidio. Ecco la famiglia del Femminidei di Salvini, Meloni e di Nolfi. Un'ipotesi ancora da dimostrare. Ieri la polizia ha perquisito a lungo la casa e l'officina di Nanni e ha acquisito le immagini di numerose telecamere di sorveglianza. Questa mattina la scientifica è tornata nell'abitazione dove la donna è stata uccisa per proseguire l'incidente probatorio con il Luminol. Ieri sera sono state rilevate nuove tracce che potrebbero appartenere all'assassino. La diminuzione dei parlamentari vuole essere fatta anche per far sì che non ci sia una legge per la parità di genere, anche per l'adozione single, per le nuove forme di famiglia, per impedire queste violenze tipiche della famiglia tradizionale, lasciata solo come unico riferimento per un nucleo familiare. Bisogna fare le convivenze di genere anche con i single, ma non certo come le ha fatte i governi di Renzi e dei governi dei piani della P2. Votiamo no alla riduzione dei parlamentari.